Questa categoria di persone di cui andrò a parlare oggi, ragazzi, è molto delicata perché rischio di essere tranciato male, mo, a parlarne. Ovviamente ne parlo perché sono al sicuro nelle quattro mura di casa in quarantena e non devo andare in qualche posto dove posso incorrere in uno di questi uomini maschi alfa. Sì, per oggi dobbiamo parlare dei maschi alfa. Sapete chi sono i maschi alfa? I maschi alfa per eccellenza si parla. Sono quelli che ha trippa, sono quelli che ha panza, che praticamente sono sporchi e luridi, ma non perché lo sono di indole, ma perché è un mood, è il loro mood d'essere per dimostrare agli altri che la loro vera forza non è nell'essere fighettini, elegantini, nel tenersi all'estetica. Loro fanno di tutto per non tenersi all'estetica, fanno anche vedere ed esibiscono in maniera molto esplicita quelle che sono tutte le loro conquiste, nel senso che alle ragazze in realtà piace avere l'uomo crasso, così, che tratta male la donna. E mo, no, non sto dicendo che mo qua bisogna trattarla male invece perché la donna è inferiore e tutto, né perché è superiore, scusate, perché la donna non è assolutamente superiore a un bel nulla di niente. Ma questi panzoni qua, volevo un attimino descriverli, volevo un attimino farvi ben capire la loro vera essenza, perché mo non sono andato a cercare una cerchia che di sicuro non conoscete, una cerchia che magari è sottobanco, così, no, questo qui è ben evidente a tutti perché è risaputo, che ovviamente ci fanno anche i meme sopra, che il maschio alfa è per eccellenza un omone, non solo grasso, perché solo grasso è andarlo a sminuire molto, in realtà è robusto, cioè deve avere la panza tanto sporgente, la panza deve essere bella protuberante, però deve essere spalle larghe, insomma. Uno così. E qual è l'argomentazione tipica per essere persone forzute da parte di questi maschi alfa grassi? Che poi li vedrei un'evoluzione in realtà dei Santa Croce. Cioè, secondo me sono dei Santa Croce invecchiati, cioè loro da giovani erano quelli con la catenella al collo, tamarri, che magari andavano in palestra. Loro hanno fatto di sicuro palestra, quindi sono stati anche dei sandroni, perché loro ogni volta che si interfacciano una ragazza stanno lì a dire: "Ah, ma io in palestra, mi ricordo quando andavo io, ma sì, ma la prima settimana con i pesolini facevo già, devi mangiare di pane, La biada. ne devi mangiare di piadine, di pane, di porchette". Sapete cosa fa? Cioè, faccio vedere, tra questi, volevo prendere un attimino l'arma descrittiva di questi Santa Croce qua. Lo facciamo vedere questa roba qua. Mettito la scimmia. No! Ti faccio vedere un attimino la scimmia, rimani, intrattieni, scimmia. Non saprei, è andata No, anche la scimmia, guarda. andata. Metti. Adesso, ragazzi, vedrete un attimino un excursus della scimmia, una trasformazione di scimmia. Guardate le pantofole. Dici, in questo caso le pantofole, i nuovi acquisti delle pantofole di scimmia, che poi un maschio alfa per eccellenza metterebbe di sicuro. Ma comunque, senza dilungarci in chiacchiere, allora, i maschi alfa intanto li vedete dove? Nei pranzi di Pasquetta, al parco, di solito, sempre nei parchi verdi. Io li ho visti sempre ai pranzi di Pasquetta, o perlomeno alle festicciole, così non c'è da grigliare tutto. Perché? Perché lì sfocia la loro arte, appunto. Come si aprono sti lombrichi qua? Sfocia la loro massima esposizione filosofica, perché loro lì si sentono come di dire: "Cavolo, devo adesso interpretare esattamente il mio personaggio, cioè il mio stereotipo, il maschio alfa. Io sono quello che deve friggere e grigliare perché sennò non so figo". E i maschi, i giovani, ovviamente cercano di copiarli, anche se sono magrolini e tutto sminzi, vanno a vedere un attimo che sono più bulletti degli altri. Sono quelli, se avete degli amici a cui andate a Pasquetta a mangiare, o avete fatto delle grigliate, che vogliono essere intraprendenti nel momento stesso, che magari fanno anche palestra, così, ma non c'entra molto, ma comunque fanno un attimino il riso, cucinano loro, i panini si fanno con le porzioni che vogliono loro. E cosa fa il maschio alfa con lo ciccione grasso adulto? Ovviamente è un uomo sui dai 55 ai 60 anni, diciamo, perché era più una piccola cerchia in realtà. Metto la sigaretta in bocca e poi che succede ovviamente? Questi qua avranno dei figli, nipoti, molto probabilmente. Loro vanno a vedere che sono bravi un po' a fare tutto, a fare. Stanco, la prendono così la sigaretta, dal pacchetto, la tirano fuori, guarda. Poi si mettono a parlare, non so parlare con la sigaretta in bocca. Devo fare i tiri al pallone. Perché scendi? Ho chiesto prima se hai un pallone. Perché? Com'è che fanno i tiri del pallone loro? Sono Tutti, sì, la gamba è protesa in avanti e loro sono indietro tipo un sissy squat. Sissy squat, però con la gamba protesa in avanti. Perché devo farmi vedere. È un po' tipo a metà strada tra la partita di pallone e la danza a casa show off. Perché loro vanno ovviamente lì dai ragazzi, proprio per far vedere che loro, e hanno il marsupio anche. Ah sì. Così,
Hanno sempre il marsupio. Il marsupio, non il borsello. Attenzione, no, no, marsupio, il marsupio perché da sportivi. E devo far vedere che loro arrivano lì e sanno anche loro essere atletici. Ma loro sanno bene che non sono atletici e vogliono far mirare proprio che non sono atletici, ma che fanno il culo agli altri pur non essendolo, perché per una qualche forza misteriosa magica loro sono più forti in tutto a prescindere da cose. Quindi quello che vogliono far trasparire loro è che anche se ti alleni, anche se fai quello stile di vita lì, maschio alfa sono io. E cosa fanno anche per dimostrarlo? Si accingono a fare di tutto, quindi provano le verticali, provano i push up a terra, dove li provano? Cioè tipo si fa il pronunciamento, però immaginatevi in jeans, perché di solito sono in jeans, sì. Questi qua sono in jeans, maglietta semplice, cioè magari non diciamo stereotipi a caso, sporca di sugo, non è sporca di sugo, comunque le maglie proprio semplici, quindi però hanno il marsupio, devono provare così, prova sempre così, con le gambe larghe, non so perché. Ah, è vero! Una battutina molto bella con le gambe larghe. È vero! Buttano lì una battutina stereotipata, ovviamente ironica, su chi si allena. Falli tu alla mia età, io qua. Poi provano, vedono magari i ragazzini che fanno le verticali, arrivano lì sempre con l'ironia, sempre per sminuire lo fanno, perché vogliono sempre sminuire. Magari vedetevi lì il ragazzino timido che sta approcciando al calisthenics, magari va a un corso di calisthenics e sta lì in famiglia, perché c'è sempre un maschio alfa in famiglia di questi qua, un panzone del genere. Panzone alfa. Magari lì mi rivedo io, no? Magari lì sempre in casa a provare le verticali, timidino, così, prova e non riesce, riesce un attimo, timido, vuole dare fastidio a nessuno, arriva lui il maschio alfa, ah ma sì, ma io la tutta le faceva, dovrei essere ancora un po' capace più o meno, sì, e ci prova proprio facendo gli leggete la cattiveria, sono cattivi, sono persone cattive, leggete, sapete la cosa, la cattiveria dai passetti che fanno in verticale, cioè, che vogliono tutti i corsi far vedere che stanno in verticale tirando manate, muovono anche le gambe di solito, sì, agitati, sì. Quindi loro fanno una caduta del genere, fanno di solito così a mezzaluna, mezzaluna aperta, e poi mentre la sigaretta in bocca c'è giro un pochetto sulla spalla, sì. Poi, quando si guardano davanti allo specchio, viene in bagno e cos'è? Ma hai detto che son grassa? Ma hai detto che son grassa? Un cazzo buffo, guardate che cazzo buffo che sei. Petugna! Tu sei Petugna! E dovremmo fare anche un documento storico su quelle come te, Petugna. Cioè? Sulle petugne. Che c'ho? Ma sai cosa sono le petugne? Le petugne sono dei fiori, ma tra l'altro puzzano. Le petugne sono dei fiori veramente? Ah sì, te l'ho già detto, mi hanno detto anche che puzzano. Sì, a due. Puzzi, infatti, petugne. I maschi alfa comunque si sentono fighi anche a guardarsi allo specchio, se in presenza di altri. Voi dovete capire che la maggior parte di questi personaggi qua, a cui io vi vado a raccontare le loro storie antiche, ovviamente, Mel Cucu, derivano tutte da una forza esuberanza dei social network, perché loro devono far vedere agli altri che sono così. In realtà non sono così d'essenza propria. Voi lo fanno credere per avere una qualche identità, sì? Voi però per forza di cosa avere un'identità ben definita o per lo più forte, cioè diciamo, perché vogliono dimostrarsi agli altri come... Tu Petugna non riusciresti mai a fare il maschio alfa. Cioè, tu magari te arrivi con un cazzo buffo così. Io sono un maschio, un bambino. Topo alfa. Un topo. Fagli vedere un attimo come sei topo. Sei topo alfa, ti potrei ancora credere. Alfa alfa. Che poi appunto, te l'ho già detto, quando metti i capelli così, vuol dire che devi fare pulizie. Fagli vedere come è l'orecchia sventola, Petugnetto. Oh, basta! Ma perché Petugno? La gira di frontale, però. E di qua le copri. Fagiolino! È perché ne espongo una, tutte e due mi emoziono. Allora, siccome siamo arrivati a 9 minuti e ci saranno poche persone qua che ci seguono, è giusto che ovviamente abbiano una ricompensa. Cioè. Digli un aneddoto su di me. Un aneddoto? Un qualcosa, sì, che mi possa... Sì, ovviamente. Ricordati sempre che il documento storico non si taglia, quindi piano con cosa... A non azzardare troppo, un aneddotino. A volte mi chiede di vedere dopo che ho fatto la cacca. e vi dirò di più, e me lo fa anche vedere. No. Cosa? No. No. Una volta perché è l'ho visto, faccio vedere. Ero praticamente lei era lì seduta. Si è vista, sì, riproponiamo la scena reale. Dato sei vestita, no, si dite col batter alzato, però
Io ero in bagno qua come adesso, lo stavo guardando e gli dicevo: perché non sento puzza? Perché non sentivo puzza? Tanto guardate, non tocca sempre a te. Puzza. No, invece puzza di sicuro, perché una volta l'ho sentita, avrei messo qualche deodorante con finestra aperta. E lui continua a dire: ah, fai vedere, eh? E lì cosa fa? Fagli vedere il gesto. No, prima faccio finta di niente, no? E poi quando è meno te l'aspettavi ho fatto così. Ma è lì, alzati, in quel momento lì, la mia, cioè proprio c'è stato un momento di blocco, ho visto delle chiazze, lì c'è una chiazza marroncina comunque. Quel no, tipo che... no, è l'acqua. Cioè, ho visto, vabbè, ma lì ne ho viste altre di chiazze, chiazze nere. Ma dai! Ma pure pezzi strani. Ma smettila! Ma scimmia! Ma che stavo per tirare l'acqua, pure che non ho fatto niente. E vabbè, poi a voi è stato detto questo aneddoto qua, ovviamente è un aneddoto per pochi, ragazzi. Ormai l'ho detto. Cosa è successo realmente? Ma perché bisogna provare un po' tutti i piaceri della vita, no? Uh-huh. Sei d'accordo, scimmia? Uh-huh. Allora li salutiamo i nostri ragazzi e li magari invitiamo a provare quello che può essere il mio piacere e potrebbe diventare anche il vostro. No, ragazzi, non fatelo!